Nida Platano scrive una frase che sembra rivolta a tutte le critiche ricevute da Maria De Filippi e i suoi autori dopo la prima puntata di Temptation Island. La prima puntata di Temptation Island ha permesso a Canale 5 di trionfare nella gara degli ascolti contro Noos e Alberto Angela. Qui i dati, ma i commenti del pubblico continuano ad essere quasi esclusivamente fiumi di insulti contro le scelte fatte e di conseguenza, quello che è andato in onda. Per una volta anche il trash e i meme possono aspettare, anzi questa volta sembra quasi doveroso. La visione del corpo della donna, i continui commenti sulla chirurgia estetica e rapporti ai limiti del tossico, quello che sappiamo spesso dove riesce purtroppo a sfociare, sono qualcosa che anche i telespettatori più vicini al format, non possono perdonare. I commenti continuano a susseguirsi copiosi, definendo questa edizione già dai primi minuti, qualcosa che forse Mediaset avrebbe dovuto controllare un po' meglio prima della messa in onda. Siamo in un'epoca dove occorre più che mai prestare attenzione ai contenuti da proporre. Forse in questo caso, qualche errore è stato commesso a detta di chi continua a prendere parola in merito. Non solo i fan del format, ma anche chi non ha a detta sua visto nemmeno una puntata, però puntualmente è sempre sul pezzo, continua a mostrare indignazione e disapprovazione. Temptation Island indigna. Il commento post puntata di Ida Platano. Ida Platano è una tra quelle persone che conoscono bene non solo Maria De Filippi e tutti i suoi fedeli autori, ma anche le dinamiche di Temptation Island. Anni fa infatti, quando era fidanzata con Riccardo Guarnieri, ha preso parte a un'edizione per lei molto intensa e sofferta. La serata di ieri dunque, l'ha trascorsa guardando la prima puntata del reality elogiando in primis il conduttore. Filippo Bisciglia, per le sue doti da paziente ascoltatore e per la sua empatia con i concorrenti, riesce sempre a lasciare un bel ricordo nei loro cuori. Successivamente, subito dopo alcuni post che ha condiviso su Instagram con tanto di cuori per mostrare tutto il suo supporto nei confronti della trasmissione, ha condiviso questa scritta. Non è stato un caso dunque, ma sembra una precisa frecciatina indirizzata a tutti gli odiatori. Ida avrà visto la grande ondata di commenti negativi che al momento della messa in onda hanno quasi affossato la puntata e quindi per questo motivo, ha deciso di dire la sua schierandosi dalla parte di Bisciglia, la De Filippi e tutto il team. In effetti la stima e l'affetto che Ida prova nei loro confronti, non si possono misurare. Ha voluto dunque scendere in campo cercando di placare chi continua ad affossare tutto il lavoro della conduttrice definendolo trash e inconsistente?